Amici telespettatori, bentrovati. Eccoci, un altro appuntamento di uno speciale 16 Live dedicato a Palermo, per cui ci rivolgiamo in modo particolare a tutti i cittadini palermitani che in questo momento ci stanno seguendo. Che poi parlare con un sindaco è il caso di questo appuntamento, è un po' parlare come parlare con tutti i sindaci della Sicilia, insomma, bene o male, insomma, si equilibrano, no? Le varie problematiche. Abbiamo in diretta il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Ben trovato, sindaco. Grazie a voi e un saluto a quanti ci ascoltano e sono collegati. Allora, come facciamo di solito, noi con il sindaco andiamo a braccio. È una nostra abitudine, non abbiamo preparato le domande. Insomma, io un po' mi sono preparato perché comunque faccio questo mestiere, quindi un po' mi devo preparare. Però il sindaco mi ha detto, no, vai tranquillo, vai libero. E allora noi andiamo liberi. Intanto volevo parlare, perché tutti, no, pensiamo di conoscere il nostro sindaco, no? A parte che il sindaco La Galla ha avuto un altissimo consenso alle votazioni e alle elezioni, però non tutti lo conosciamo veramente bene. Io ho la fortuna di conoscerlo da decenni ormai, non diciamo quanti, e quindi lo conosco anche dal punto di vista umano. Però volevo chiedere subito, così per farsi conoscere a quelli che magari non lo conoscessero ancora, chi è il medico, docente, ricercatore, già magnifico rettore dell'Università di Palermo, assessore regionale, sindaco di Palermo, della città metropolitana? Ma chi è l'uomo? E ci parli anche un po' della famiglia, perché così ci facciamo conoscere. Beh, credo di essere un padre, un marito, purtroppo da qualche settimana non più un figlio, perché entrambi i miei genitori non ci sono più, normale, che trova nella famiglia un supporto affettivo e un luogo di ritiro personale. Sono innamorato dei miei due nipotini, uno dei quali peraltro il più grande porta il mio nome. Sono una persona che cerca di non essere mai accecato o condizionato dai cerchi magici o dalla cosiddetta seduzione del potere, che troppo spesso acceca, e quindi questo mi porta a una forte autocritica, pensando prima di tutto dove possono essere o essere stati i miei errori, e poi cercando solo dopo di identificare le colpe degli altri. Essendo rigoroso con me stesso, cerco di essere, se non rigoroso, almeno equo nel rapporto e nella valutazione con gli altri. So che tutto quello che è il ruolo istituzionale, un giorno, ormai data l'età non troppo lontano, finirà, e proprio per questo metto il rapporto umano, la relazione personale al primo posto, perché questo è ciò che conta, senza prendersi poi necessariamente troppo sul serio, perché l'ironia e l'autoironia sono una forma fondamentale della vita. Diffido di chi vive di certezze e di chi non sa commuoversi. E poi ho sempre cercato, in tutte le esperienze professionali rispetto alle quali, diciamo, resto innamorato di quella che è la mia scelta iniziale, cioè quella di essere professore universitario. Ecco, ho cercato sempre nelle mie varie esperienze, dicevo, di divertirmi. Divertirsi significa non prendere alla leggera le cose, ma trovare motivazione e spirito costruttivo guardando anche e soprattutto al bisogno degli altri. Da professore quel bisogno l'ho avverto soprattutto verso i più giovani e verso i più fragili. Sono una persona che cerca di essere estremamente puntiglioso sul lavoro,
ma credo che questa sia una condizione che dobbiamo ai nostri cittadini o alla platea che ci guarda. Per restare nel tema dell'uomo, si è vestito da Babbo Natale, sindaco? Per i nipotini, naturalmente. No, ho giocato a fare il Babbo Natale con i miei nipoti e con la famiglia la notte di Natale. Abbiamo fatto la tombola, siamo stati insieme, abbiamo mangiato esattamente come avviene da sempre nella mia famiglia, da quando io ero bambino. Il regalo peggiore che ha ricevuto? Beh, non c'è mai un regalo peggiore, perché un regalo è sempre un pensiero che ti riguarda, un'attenzione che ti viene riservata, un privilegio di amicizia. E quello migliore invece? Beh, il migliore è quel sorriso di quei palermitani che magari hanno cominciato ad apprezzare questa nuova amministrazione. Bene, allora potremmo stare qui a parlare, perché naturalmente io ho delle esperienze da magnifico rettore, insomma, che abbiamo vissuto insieme, bellissime, devo dire. Però andiamo avanti, perché i cittadini adesso si chiedono: bene, abbiamo il sindaco, vogliamo sapere, perché purtroppo molto spesso noi cittadini, io faccio la parte del cittadino adesso, perché sono proprio uno di loro, quindi dico e penso come loro. Allora, sindaco Roberto La Galla, intanto cominciamo a capire, per fare un resoconto di questo 2023, qual è stato il piano aziendale dell'amministrazione comunale? Beh, ho cercato, intanto ho fatto una scelta, quella di parlare sempre con la verità ai cittadini, nel bene e nel male. E ho cercato di spiegare, soprattutto in questa coda dell'anno in cui evidentemente sono importanti i resoconti, esattamente come stiamo facendo in questo momento, anche per poter al meglio progettare l'anno che verrà. Ho cercato di spiegare la situazione del comune ai cittadini portando un esempio, che è quello del nido, ed è quello del cibo che un papà e una mamma cercano di diciamo approntare per i propri uccellini, e devo dire che la parabola serve, nel senso che quello che abbiamo fatto in un anno e tre mesi al comune è stato rifare il nido e assicurare il cibo. Cosa intendo dire? Intendo dire che abbiamo trovato una condizione gestionale amministrativa al poco carente, ormai al collasso, dirigenti presenti in meno della metà rispetto ai numeri disponibili, bilanci bloccati al 2019. Ebbene, in un anno e due mesi abbiamo assicurato la riorganizzazione degli uffici, l'assunzione di oltre 30 dirigenti, la stabilizzazione e l'allungamento dell'orario di servizio di tutto il personale comunale la riorganizzazione della filiera organizzativa del comune, un lavoro che continua ma che già comincia a dare i propri risultati, dal momento che oggi almeno sappiamo chi fa che cosa e cosa deve fare. Piano aziendale, dicevamo, perché è chiaro che insomma una buona amministrazione prima di tutto deve partire da un piano aziendale, in questo e soprattutto, caso. E soprattutto abbiamo restituito normalità e correntezza finanziaria al comune, approvando in un anno oltre 8 bilanci arretrati tra consuntivi, preventivi, consolidati, e soprattutto abbiamo chiuso il patto con lo Stato e il piano di riequilibrio. Credo il Consiglio Comunale, che ringrazio per la collaborazione e per la disponibilità
è stato chiamato ad approvare praticamente un documento contabile ogni mese e mezzo, oltre tutte le ordinarie incombenze consiliari. Quindi credo che si sia fatto un eccellente lavoro preparatorio. Da qui bisogna andare avanti restituendo normalità alla città, esattamente come i cittadini si attendono. Ecco, molto probabilmente, qualcuno mi rende banale, però sono le cose che ci diciamo per strada quando ci incontriamo tra noi cittadini o vediamo un sacchetto della spazzatura o vediamo una strada purtroppo che non è riparata, insomma, e cominciamo a commentare. Però io vorrei partire da questo. Ho sempre paragonato il comune a un condominio, no? Cioè il sindaco che non è altro che l'amministratore condominiale. No? Come si fa? Poi ci sono le assemblee, quindi c'è il consiglio comunale. Insomma, noi siamo un condominio vero e proprio, perché poi la città non è che è del sindaco o del consiglio comunale, ma è nostra, quindi dobbiamo pensarla come casa nostra. E questo è un messaggio che volevo mandare, perché molto spesso ci lamentiamo di tante di quelle cose, quando i primi a fare delle cose brutte siamo noi. Quindi con partecipazione mi piace sempre, no? Però volevo chiedere, visto che stiamo facendo l'assemblea condominiale, sindaco, com'è la situazione economico-finanziaria? Abbiamo dei tesoretti, stiamo messi male, abbiamo troppi debiti? Quello che si chiede il cittadino è questo: è un comune solido o ancora dobbiamo soffrire? Quando io mi sono insediato ho fatto una scelta ben precisa nell'interesse della città. Ho scelto certamente la strada più complicata, che era quella di evitare il dissesto economico-finanziario del comune, che con molta maggiore comodità avrei potuto dichiarare, ma questo avrebbe inasprito le conseguenze per la città ed elevato ulteriormente la tassazione per i cittadini. Proprio per questo abbiamo scelto la strada della revisione del piano di riequilibrio e quindi la sistemazione dei conti del comune, che sta pagando i suoi debiti verso lo Stato, che non ha debiti verso terzi e che soffre di una carenza importante di contribuzione fiscale da parte dei cittadini. A Palermo molti non pagano ancora le tasse comunali, e questo è un problema sul quale ci stiamo ovviamente fortemente. Ma sono ignorante, sindaco, polizia tributaria ce l'abbiamo? Perché io non lo so. Noi non abbiamo competenze di polizia tributaria, abbiamo ovviamente una agenzia che è l'Agenzia delle Entrate, che per conto degli enti locali avvia poi i contenziosi fiscali. È di tutta evidenza che dobbiamo ulteriormente sensibilizzare i cittadini. Io parlerei più che di compartecipazione o insieme alla compartecipazione della corresponsabilità. Questo vale quando si conferiscono i rifiuti fuori orario o si lasciano gli ingombranti in mezzo alla strada piuttosto che portarli ai centri comunali di raccolta, che ci sono e che funzionano bene. Lungi da me dire che tutto funziona, ma certamente abbiamo cercato di migliorare i servizi, per esempio quello dei trasporti. Oggi un biglietto costa 50 centesimi e a condizione che venga fatto con l'app. Abbiamo aumentato i centri comunali di raccolta, dobbiamo lavorare molto sulla raccolta dei rifiuti, estendere raccolta differenziata, e questo è un altro dei grandi temi della città. Però i cittadini devono collaborare, e devono collaborare soprattutto gli esercenti, che spesso, anziché trattenere in luoghi obbligati all'interno dei propri locali i propri rifiuti, li mettono fuori dalla strada perché recuperano un po' di spazio all'interno dei loro locali. Tutto questo non funziona e non va bene.
e su questo stiamo lavorando, così come stiamo lavorando sulla sicurezza pubblica, che non è una competenza esclusiva del comune, anzi è prevalentemente una competenza delle forze dell'ordine. Il comune le supporta sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista dell'impiego territoriale della polizia municipale, ma se un ragazzo va tragicamente in giro per la strada con una pistola per farsi giustizia, cosiddetta giustizia, cioè per compiere scelleratezze, questo è molto difficile da potersi prevenire da parte di un comune. Quindi il coinvolgimento dei cittadini è un elemento fondamentale che io ho richiamato più volte. Però di contro abbiamo sistemato alcune cose. Il cimitero oggi finalmente è tornato a restituire dignità ai suoi morti, le strade, abbiamo un piano che è già iniziato di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi, un piano per le potature. È evidente che assicurato il nido e il cibo, cioè i soldi e l'organizzazione, è chiaro che da gennaio questi lavori che i cittadini si attendono, illuminazione, asfaltatura, riqualificazione dei marciapiedi, podatura degli alberi, ripristino delle fontane, cominceranno a vedersi e ad essere sotto gli occhi di tutti. Ecco, questo è il rischio di andare a braccio con il sindaco Roberto La Galla, che fa anche la mia parte, cioè lui si fa le domande e si dà le risposte. No, sono un cittadino come tutti gli altri e quindi ho la percezione, proprio perché non mi prendo troppo sul serio come sindaco, diciamo, o mantengo una doppia visuale, quella del sindaco e quella del cittadino. No, ma a me sta benissimo, perché io l'ho detto, io faccio il cittadino in televisione, non è che faccio il telespettaconduttore, cioè sono un telespettatore che conduce un programma, è quello, così... Però ha preso qualcosa, sindaco, perché la vediamo con un po' di tossina, un po' bruttina. Sì, purtroppo raucedine e raffreddore sono male di stagione. Non sta prendendo antibiotici, no? No. Ecco, mi raccomando, perché quelli fanno male. Allora, sindaco, lei ha dato una serie di risposte, però mi piaceva far sapere ai cittadini, no? Perché il cittadino, quando va per strada, prende una buca o vede tutte queste strade distrutte da tutti questi lavori che si stanno facendo per passaggio di linea, eccetera, eccetera. La competenza è del comune. Voi siete in una situazione di vantaggio, no? Perché vi parlate con la regione e vi parlate anche con il governo nazionale, fortunatamente, perché quando ci sono diversità di colori politici tra regione, comune e governo è tutto un macello, quello lo sappiamo, insomma non è che ci vuole essere dei geni per capirlo. Quindi vi parlate e queste competenze, perché si capisce che il comune sta cercando di fare, ho visto delle illuminazioni viale Michelangelo per esempio a Palermo, l'ho vista illuminata dopo 50 anni, cioè 50 anni, perché io ci abito da 50 anni, ho visto per la prima volta via Michelangelo illuminata e le siepi tagliate, mai vista una cosa del genere. Quindi c'è la possibilità, perché si tagliano le siepi, lo diciamo, no? Perché ci sono le strisce pedonali, passano e lì incidenti, ce ne sono stati tanti perché proprio non si vedeva arrivare la persona e poi lì vanno come i pazzi. Vabbè, questo è un dettaglio che i cittadini conoscono bene. Però volevo dire, ecco, perché le chiedevo se il condominio Palermo ha dei soldi disponibili e da chi li prende, come li prende e se devono arrivare e se il PNRR sta camminando secondo le linee guida oppure siamo in ritardo? Il PNRR e i fondi extracomunali sono quelli che ci consentono di fare gli investimenti. E certamente questi non mancano, anche perché siamo alla vigilia della programmazione 2021-2027, che per la vicenda del Covid è stata rinviata di 2 anni a livello europeo. Però mi fa piacere che sia proprio il conduttore che a questo punto fa anche la parte del sindaco, e questo mi fa enorme piacere, a rilevare che ci sono segnali importanti.
I progetti riguardano, come ho detto, l'illuminazione, la riqualificazione stradale, la potatura, e per questi obiettivi ci sono i soldi, che sono in gran parte fondi extracomunali, ma che potrebbero essere molti di più per migliorare i servizi, ove i cittadini svolgessero e facessero tutti il proprio dovere di contribuenti. Senta, per quanto riguarda Palermo, che deve sicuramente uscire da un alone di gestione criminale dell'edilizia, che tipo di interventi avete fatto nel 2023 e che cosa prevedete per il 2024? Beh, intanto diciamo, abbiamo contestato tutta una serie di abusi, e però devo dire che su questo il Comune è veramente in ritardo. Pratiche di condono edilizio bloccate da decenni, 47.000 in arretrato. La stessa sanatoria del 2013 non ha fatto grandi passi in avanti, e l'abusivismo edilizio, soprattutto quello criminale, è quello che si trova su aree ad alta, ad alto rischio sismico, deve essere perseguito con maggiore puntualità, con maggiore determinazione e con risultati più concreti. Oggi, tra contenziosi più o meno artificiosi, più o meno strumentali, che vengono posti in essere nei confronti di dispositivi di abbattimento di immobili in evidente abuso, diciamo, rallenta molto questo processo. È una cosa sulla quale abbiamo colto anche una speciale sensibilità dell'autorità giudiziaria, e con questa stiamo lavorando per mettere a disposizione risorse proprio per poter procedere agli abbattimenti, soprattutto quelli più critici. Poi, per quanto riguarda la trasparenza di tutte le procedure amministrative, anche al di là dell'edilizia, vi spoilerò una notizia, nel senso che avremo da qui a qualche settimana un sistema di registrazione di tutti i passaggi amministrativi del Comune, che sarà immediatamente disponibile nella visualizzazione normale, ordinaria, di tutte le forze, di tutte le agenzie di controllo. Quindi chiunque, indipendentemente da segnalazioni, da indagini, eccetera, che abbia titolo al controllo, potrà controllare semplicemente collegandosi ai nostri uffici, ovviamente con le chiavi di accesso riservate. Sindaco, una delle questioni che naturalmente le sta a cuore, non fosse altro perché è il responsabile della salute dei cittadini, no? A parte delle eccellenze, ancora la nostra sanità, malgrado ci sia dialogo tra Comune e Regione, la nostra sanità pecca di tante deficienze. Come pensa il cittadino prima e il sindaco dopo di intervenire su queste problematiche? Beh, l'organizzazione della sanità sul territorio è diciamo, certamente diciamo, compete al sindaco nella stretta e residuale misura della vigilanza, e non quella della realizzazione di interventi, che sta tutta ascritta alla competenza regionale. Comunque ho apprezzato la prospettiva programmatoria del governo regionale, che sull'articolo 20, cioè quello che regola il rinnovo dell'edilizia ospedaliera e delle attrezzature per gli ospedali, ha stanziato oltre 1 miliardo per la riqualificazione degli ospedali di Palermo, e questo è un segnale di particolare attenzione dopo molti anni in cui ha prevalso un impulso di rinnovo ospedaliero nella parte orientale
della Sicilia. Detto questo, non manco di verificare giorno per giorno le difficoltà che i cittadini incontrano per la carenza di medici, per la personale, pronto soccorso, per il ritardo della risposta sanitaria, soprattutto nelle aree di emergenza e nei servizi territoriali. Ho già detto che su questo continueremo a vigilare e per quanto ci riguarda invece abbiamo cercato di qualificare e potenziare i servizi sociali e devo dire con orgoglio che in questo momento, per esempio, i piani individualizzati per la sanità sotto il profilo dell'assistenza sociale, diciamo, sono trattati dal Comune di Palermo in tempo reale, essendo state superate quelle attese di oltre un anno che spesso le famiglie con un disabile a carico dovevano sopportare fino a qualche tempo fa. È d'obbligo, abbiamo pochi minuti, però è d'obbligo fare un passaggio e attenzionare al sindaco le situazioni che lui conosce delle periferie, laddove la percentuale di famiglie disagiate è notevole e continuiamo ancora purtroppo a non avere un controllo del territorio. Ecco, che cosa si è fatto e che cosa si pensa di fare? Le periferie, i centri dove purtroppo il disagio è altissimo. Noi nel nostro programma di mandato abbiamo coniato un termine, lo ha fatto il professore Carta da urbanista e da assessore alla rigenerazione urbana, cioè quello che Palermo possa diventare una città polifetica, cioè senza periferie ma con più aree urbane caratterizzate da una omogenea qualità dei servizi e da pari opportunità. Ovviamente dal dire al fare c'è di mezzo il mare, ma alcuni segnali concreti ci sono. Alcuni simbolici ma per noi importanti, cioè avere coinvolto tutte le circoscrizioni nel arredo natalizio, nelle iniziative culturali e ricreative promosse in occasione delle festività, in particolare quelle della fine dell'anno. Questa socializzazione della cultura, questa socializzazione delle iniziative resterà una costante del nostro impegno. Abbiamo una collaborazione importante con le scuole, che sono le agenzie formative sul territorio. L'assessore Tamaio sta facendo un eccellente lavoro per la riqualificazione degli ambienti scolastici e insieme all'ufficio scolastico regionale abbiamo messo a disposizione le palestre scolastiche anche negli orari extrascolastici. Quindi si tratta di un'iniziativa che favorisce l'impegno sociale, il trattenimento dei giovani piuttosto che sulla strada in altri ruoli. Dei servizi sociali ho detto, così come ho detto anche del controllo del territorio, che non può spettare da solo al Comune, così come non spetta, ma che il Comune contribuisce ad irrobustire e a rafforzare con un incremento del numero delle attività della Polizia Municipale, sia di tipo di vigilanza, sia di tipo di polizia amministrativa. Infine, abbiamo finalmente, dopo che erano fermi dal 2016, riattivato e sottoscritto la convenzione con la Regione per l'utilizzo dei cosiddetti fondi GESCAL. Si tratta di circa 60 milioni che saranno destinati alla rigenerazione urbana di tre grandi aree periferiche della città, Borgo Nuovo, Sperone Brancaccio e lo ZEN San Filippo Neri, proprio per superare quei divari e quei gap sociali e infrastrutturali. Quando inizieranno più o meno i lavori in queste tre periferie? Consideriamo che tutto questo è fermo dal 2016,
Noi immaginiamo di poter attivare i primi cantieri nel corso del 2024 e certamente nel 2024 fare gli interventi sulle sedi stradali in questi tre quartieri. Aggiungo che l'area sud, cioè Sperone, Brancaccio, sono tutti interessati dal PNRR per la cosiddetta riqualificazione della costa sud e la bonifica del parco Libero Grassi. Bene, bene. Allora, il 2024 che si presuppone, insomma, sarà sicuramente migliore anche del 2023. Adesso, sindaco, io sparisco e lei ha davanti tutti i cittadini palermitani ai quali naturalmente rivolgerà il suo pensiero, i suoi desideri, quello che si aspettano dal loro sindaco. Prego. Intanto vorrei a tutti rivolgere gli auguri più cari, affettuosi, sinceri per un nuovo anno che possa essere per tutti proficuo e ricco delle soddisfazioni che ciascuno auspica ed attende. Detto questo, auguro una festività trascorsa in famiglia, a casa. Esattamente come casa ogni palermitano deve considerare la propria città, avendo verso questa, verso la nostra Palermo, una cura, un'attenzione che a ciascuno di noi consenta di essere soddisfatti non solo dei diritti che vengono riconosciuti, ma anche dei doveri che ciascuno di noi ha verso il proprio territorio, verso la propria vita familiare e comunitaria, perché Palermo è la casa di tutti noi palermitani, ma deve essere anche la casa accogliente ed attrattiva di chi ci viene a trovare. Una Palermo più serena, una Palermo più giusta, una Palermo più bella è quella che noi tutti insieme dobbiamo augurarci per il prossimo anno, e in questo dobbiamo poter contare sull'impegno, sulla vicinanza, sulla coerenza e sull'affettività di tutti nei confronti della città e nei confronti degli altri. Auguri di buon anno. Grazie sindaco, lei ha detto ci vediamo a casa oppure ci vediamo a Piazza Politeama? Faccia lei. Beh, ci vediamo prima a casa e poi a Piazza Politeama. Va bene, grazie per una grande festa. Noi naturalmente la vedremo lì, sì, ci sarà il Capodanno. Per assolutamente forza. Sì. Come va? C'è Elodie, per cui insomma, no? Indipendentemente da Elodie ci sono quest'anno tanti artisti siciliani che abbiamo voluto sul palco. Ecco, questa è una cosa importantissima anche per dare giusto merito ai tanti grandi artisti, però Elodie sarà proprio una massa incredibile di fans, no? Speriamo quella giusta, perché non potranno accedere alla piazza più di 10.000 persone. Ecco, quindi... com'è? Mi dice questa cosa, perché io vorrei andare lì a piazza, però ogni tanto dico, però si crea macello, cosa... c'è un controllo, avete pianificato anche questo? C'è una rigorosa disposizione di sicurezza voluta dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che conterà materialmente le persone attraverso dei contapersone in entrata e in uscita, e quindi ci saranno delle zone filtro, quindi raggiunto il numero dei 9.800, insomma quasi 10.000, considerato le forze e poi gli operatori che possono essere accolti nella piazza, il resto dovrà stare nelle vicinanze e non può, diciamo, non potrà accedere. Ovviamente chiedo a tutti i palermitani di mostrarsi in questo, diciamo, maturi, responsabili e ovviamente rispettosi di una normativa di sicurezza che lo Stato, le istituzioni dello Stato e tutti noi diciamo, condividiamo proprio nel segno della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine civico. Collaborativi, dobbiamo essere collaborativi. Grazie sindaco per la grande disponibilità, si è aperto completamente senza aver preparato nulla, e quindi le auguriamo veramente un buon 2024, non fosse altro perché lei è l'amministratore condominiale e noi siamo i condomini. Grazie, alla prossima. Grazie e auguri al nostro condominio.
Allora, abbiamo concluso con il sindaco Roberto Lagalla, che ringraziamo per la partecipazione, ma noi naturalmente tutto lo staff, la redazione, il TG, insomma tutti coloro che lavorano a Teleone non possono che augurarvi un felice e sereno soprattutto 2024. Roberto Oddo vi ringrazia insieme alla regia, Mirko Valenti, Nino Tarantino, Matteo Volpe, Corrado Occhione che sono stati in regia, tutta la redazione giornalistica che lavorerà anche nei giorni di festa. Ancora grazie a tutti e buon proseguimento d'ascolto.